primo lavoro fatto all'Accademia è stato un lavoro puntato sull'identità, in questo caso sull'identità dell'Accademia di Brera e con il suo simbolo per antonomasia, il Napoleone del Canova nel cortile napoleonico. E così ho pensato di costruire un grande cuneo disegnato nello spazio, un disegno tridimensionale, che sarebbe partito dal loggiato del primo piano, quindi dalla Pinacoteca di Brera, avrebbe attraversato la statua del Canova e si sarebbe conficcato con il suo cuneo nel pavimento del cortile. Ho portato dalla Puglia gli estensori con i quali mio padre tirava i fili del tendone, davvero agricoltore, e così, cavi d'acciaio, macchinetta, ho costruito questo grande disegno all'interno del cortile, così come si può evincere da questa documentazione fotografica che peraltro non era mai stata esposta prima. In qualche modo da questo primo lavoro si è focalizzata in me la concentrazione su un aspetto tematico che poi non ho mai abbandonato, l'identità. In quel caso l'identità del Canova, l'identità dell'Accademia di Brera. Ma l'identità è stato un tema che ho immediatamente sviluppato. Partendo da cosa? Dalle mie origini di giovane cresciuto nella campagna pugliese, che si trovava trapiantato in una realtà completamente diversa, che era la realtà metropolitana di una Milano in quegli anni molto industriale, e quindi che doveva fare i conti con questa identità di provenienza e con questa nuova identità nella quale io ero calato anche con molti interessi. Ho pensato subito di lavorare su degli interventi diretti fatti nell'ambiente e documentati in qualche modo con la fotografia. Questa idea della mia identità agricola era stata subito focalizzata attraverso un lavoro. Nei fatti avevo composto su un piano degli oggetti tipici della cultura contadina, degli oggetti di terracotta, anziché delle spighe di grano raccolte in realtà nella campagna dove io vivevo, che è una campagna che mio padre coltivava, e accanto a questi oggetti avevo inserito degli oggetti della città industriale, ovvero dei detersivi, dei banalissimi detersivi, delle scatole di cartone anziché degli oggetti di plastica. Quindi l'elemento dell'identità agricola con l'elemento dell'identità industriale. Avevo chiamato questo lavoro, se non sbaglio, proprio personaggi in cerca d'autore, in qualche modo rievocando il grande Pirandello, laddove questi oggetti della cultura contadina e questi oggetti della cultura industriale cercavano di interrogarsi appunto sulla loro identità o se c'era spazio per trovare un'identità integrata fra queste due. Lavoro documentato con delle piccole foto in bianco e nero che a tutti gli effetti erano l'opera. E il secondo lavoro, sempre lo stesso anno, l'ho fatto l'estate tornando nella mia città di Puglia, Molfetta. E sempre puntato sul concetto dell'identità, ma di un'identità appunto in qualche modo contaminata. Nel caso specifico ho pensato ad un lavoro da realizzare espressamente sulle pareti del centro storico di Molfetta, su queste pareti che erano sedimentate a loro volta già di storia. Io ho fatto un intervento, le ho ricoperte prima con della carta bianca che era il simbolo, insomma, della pulizia, dell'azzeramento, e su queste carte bianche ho poi appeso, ho installato, ho allestito, quasi come se fossero delle opere, dei sacchi di plastica pieni di spazzatura, vera spazzatura. Quindi la parete architettonica di un palazzo del Cinquecento, con la sua bellezza storica, veniva deturpata, contaminata da questa presenza, dalla spazzatura, dai rifiuti che erano invece il simbolo della società dei consumi.
Il lavoro successivo si intitolava esattamente Visualizzazione del mio cordone ombelicale e focalizzava l'idea della mia identità originaria, quindi l'identità di un ragazzo, un giovane del sud, ma di un ragazzo legato alla terra, alle sue provenienze, alle sue radici agricole. E così, come una sorta di ragno, mi sono armato di una lunghissima corda, quasi fosse la proiezione del mio cordone ombelicale, e attraverso questi metri, centinaia di metri, forse chilometri, ho legato il mio corpo ai rami degli ulivi, dei mandorli, in questo territorio agricolo tipicamente pugliese. In qualche modo era una sorta di voglia di ribadire le mie origini, di sentirle minacciate anche dalla mia nuova identità metropolitana, e anche il desiderio di questo omaggio alla mia terra e questo senso di protezione. Avevo bisogno di legarmi alla mia terra, in qualche modo di proteggere questa mia identità che era in quel momento molto minacciata. Stavo lavorando sull'identità, e allora a quel punto meglio essere radicali: l'identità per antonomasia, la mia identità, quella di Molfetta, era da ricercare nelle sue radici addirittura neolitiche. A Molfetta c'è un luogo, esattamente una cavità carsica chiamata Pulo, dove sono state riscontrate le tracce del primo insediamento umano. E allora è lì che mi sono recato, in questa grande cavità, a sua volta ricca di grotte, di cunicoli profondissimi, e all'interno di questi cunicoli io mi sono addentrato quasi come uno speleologo, e sempre con quest'idea del ragno che tesse intorno a sé la sua tela, e con questo lunghissimo cordone ombelicale ho iniziato a legarmi ai sassi, alle sporgenze carsiche, pian piano addentrandomi sempre più dentro questi tunnel oscuri che in qualche modo potevano anche essere metaforicamente il ritorno all'utero materno, e quindi l'identità delle origini in senso totale, in senso appunto genetico. Questo lavoro era esattamente intitolato Appuntamento con anfratti rocciosi. La Puglia è una lunga striscia di terra che è stata per secoli attraversata da infinite civiltà, da infinite popolazioni, e ognuna di queste ha lasciato i segni del suo passaggio. I nostri centri storici, le pareti dei nostri centri storici, portano esplicitamente le tracce, la testimonianza di questi passaggi continui, al punto che la stessa nostra lingua, i nostri dialetti, le usanze, persino i gesti, mi accorgo che il mio gesticolare deve qualcosa a qualcuno, anche questo fa parte di una cultura che non è nordica, di una cultura che è mediterranea, che ha a che fare con una certa solarità, con una certa sensibilità anche materica delle cose. Bene, questa identità, che a sua volta è un'identità ricca, un'identità formata da una moltitudine di diversità, andava concepita come una forma di ricchezza, come humus. Ed ecco ritornare in qualche modo le mie radici agricole, concepire il campo, la superficie della tela o del lavoro come la superficie della terra, come un campo da concimare. Quindi la contaminazione come una nuova dimensione esistenziale. Io non volevo partire da un'idea di pulizia, da un'idea di azzeramento. L'azzeramento l'aveva già fatto l'avanguardia. A me interessava ricostruire un tessuto ricco di sapori, ricco di storie, di memorie, di tradizioni. Volevo ricostruire questo humus, volevo ricominciare a
disseminare il campo di nuovo fertilizzante. Si faceva spazio un dubbio, una certa mia insoddisfazione nel fatto di concepire l'opera come un momento fine a se stesso. La performance in qualche modo consumava in pochi minuti o poche ore un'intenzione creativa che lasciava in me un certo senso di insoddisfazione. Mi mancava in qualche modo la fisicità dell'opera. Ma lo devo dire anche con una certa franchezza, non era facile in quegli anni, sto parlando del 71, fine del 71, pensare ad un recupero della forma, della fisicità dell'opera, perché tutto il sistema dell'arte era molto, molto orientato all'azione puramente concettuale o comunque performativa. L'aspetto dell'opera coincideva inevitabilmente con un recupero della pittura, pittura che avevo già abbandonato da parecchio, ma che ritornava a farsi spazio con una nuova logica. Nei fatti io volevo ripartire con la pittura da un atteggiamento di lettura storica. Questa dimensione della memoria, dell'identità, mi portava a rivedere la storia, quindi a rivedere anche la storia dell'arte, in qualche modo a pensare ad una sorta di autoreferenzialità della ricerca e quindi anche di una certa storia dell'arte italiana. Piero della Francesca, la lezione rinascimentale, l'umanesimo, ma anche tutta la storia dell'arte moderna e quindi anche Picasso, le Damoiselles d'Avignon, anziché Léger o Braque, oppure gli impressionisti, Cézanne, ma anche Andy Warhol, ma anche Roy Lichtenstein, anche e così mischiare, continuamente cercare di vedere, di intessere questa nuova identità della pittura attraverso questa coesistenza di differenze. Dipingere, quindi ho avviato un processo di recupero tout court degli elementi tradizionali della pittura, la tela, la pittura d'olio, il disegno e quindi in qualche modo ho ripristinato i codici classici e specifici della pittura. Ahimè, in controtendenza, assolutamente in controtendenza rispetto a quegli anni. Sono nate tutte le opere del 1972, racchiuse sotto il titolo di Lectio Historiae, che ha maturato la mia prima mostra personale. Era il 1972, io avevo appunto esattamente 20 anni, l'unica galleria dignitosa che esisteva in Puglia, la galleria La Bussola di Bari, ha puntato su di me, su un giovanissimo, all'epoca è stato concepito come un gesto di grande coraggio anche da parte loro. E quindi la galleria ha ospitato questa mia prima mostra personale a Bari, intitolata appunto Lectio Historiae. Sostanzialmente una pittura di riflessione, di meditazione, ma anche una pittura che proponeva appunto un'idea dell'identità composta, frammento su frammento, mattone su mattone, ricostruire un nuovo tessuto che in qualche modo fosse una sintesi di tutto, in qualche modo fosse appunto quel crogiolo di cui parlavo precedentemente, in cui tutto viene in qualche modo rifuso, rifuso in un pensiero nuovo, all'interno del quale nulla è scartato, tutto può essere riciclato, purché il pensiero, il progetto, la mentalità sia nuova, e la nuova mentalità era quella di servirsi di tutto, di concepire la storia, la memoria e la realtà come un bagaglio nel quale poter attingere liberamente.
4-5 anni dopo, nel 1979, si iniziarono a sentire i primi vagiti che portarono poi alla nascita della Transavanguardia, che recuperò a piene mani la specificità dei linguaggi artistici, la pittura, la scultura, ma anche le tecniche decorative, le modalità della tradizione. Alla fine degli anni 70 sono comparse le prime opere dove questa identità in qualche modo cominciava ad occhieggiare ad un atteggiamento un po' ironico, un po' giocato. Mi piaceva molto a quell'epoca ricordare e pensare un artista che ho amato tantissimo, Pino Pascali, peraltro mio conterraneo, e mi piaceva pensare a Pascali per quella sua capacità scanzonata di giocare con il mito, di giocare con le origini, con il mare, di giocare con la terra, di giocare con questi elementi anche primordiali come la liana, la giungla, oppure di scherzare con un baco da setola. Ecco, questa dimensione giocosa e ironica in qualche modo sentivo che ci accomunava a me e lui, a questa nostra comune origine di artisti pugliesi. Una scultura dipinta, ma nello stesso tempo anche una pittura scolpita, il colore, questo colore che era diventato luminoso, caramelloso, volutamente caramelloso, tramite anche l'utilizzo di questi colori fluorescenti che davano l'esatta cognizione di una pittura che non aveva assolutamente niente a che fare con la natura. La mia pittura non ha avuto veramente nulla a che fare con la natura. È una pittura di pensiero, una pittura di idee, e quindi il colore è sempre un colore mentale, non è mai stato un colore che ha un riferimento con la realtà. L'idea del crogiuolo, l'idea dell'humus, si è focalizzata su una maggiore atomizzazione dei frammenti, al punto tale che tutti i frammenti, tutte le icone, i simboli, i riferimenti di questi miei puzzle in qualche modo non fossero più riconducibili alla loro identità originaria, si spappolassero al punto da diventare quasi materia essi stessi. Quindi l'aspetto iconico, l'aspetto, come dire, figurato di questi riferimenti si perdeva sempre più all'interno di questo brodo primordiale, di questa sorta di materia nella quale tutto veniva fuso. Ecco, gli anni Ottanta si sono in qualche modo chiusi attraverso questo lavoro molto più forte, un lavoro che si era riscattato dall'ironia della prima metà degli anni Ottanta e aveva fatto propria questa maggiore tensione. Sono stati anche gli anni di Stazione Centrale, dell'esperienza con lo studio Cannaviello di Milano, di queste circostanze fatte insieme ad alcuni compagni di strada come Francesco Bonami, Arcangeli, Rotelli, Natà. È stato un momento in cui in qualche modo il mio lavoro stava vivendo una fase di riscaldamento, alla quale poi è succeduta immediatamente una fase di raffreddamento. Ricordo che Gillo Dorfles in quegli anni, guardando il mio lavoro, aveva parlato di condensazioni e dispersioni. Così gli anni 90 sono coincisi in qualche modo con questo atteggiamento da costruttore, laddove i frammenti sono diventati mattoni e mattone su mattone ho iniziato a costruire queste opere quasi in bilico fra pittura, scultura, ma anche architettura.
Ricordo questa curiosa mostra fatta al Palazzo Diocleziano di Spalato, in cui ho costruito un muro lungo 11 metri con 500 tessere di legno, quindi 500 frammenti che componevano questo grande muro, un muro enorme, un muro denso di memorie, denso di diversità. Curiosamente, paradossalmente, un anno dopo sarebbe stato abbattuto il muro di Berlino. Così tutti gli anni 90 hanno in qualche modo utilizzato quell'humus, quella malta che avevo costruito negli anni 80 per mettere insieme i pezzi, e dai muri gradualmente il lavoro è passato alle scritture. Sono nate le prime opere dove i frammenti si identificavano con i codici prelevati da un'infinità di linguaggi, che non solo le varie latitudini del mondo, ma anche il tempo mi forniva. Per cui ho cominciato a prelevare lettere da infiniti alfabeti di qualsiasi tempo. E pian piano, collezionando questo grande bagaglio di codici, ho composto una sorta di abecedario. Questi messaggi che costruivo naturalmente erano dei messaggi criptati, poiché io soltanto riuscivo a identificarne il contenuto, altrimenti bisognava metter mano al mio abecedario e decodificare di volta in volta ogni simbolo. Sono nate queste scritture dipinte, scritture appunto composite, laddove tutte le scritture erano presenti e la mia era la scrittura di tutte le scritture. Ancora una volta l'identità composta da tante identità, non più il mattone, il muro composto da tanti mattoni diversi, ma una scrittura composta da tante scritture diverse. E credo che ci sia, al di là delle differenze delle varie stagioni che contraddistinguono la ricerca un po' di tutti gli artisti, questo filo rosso, questo filo conduttore che mi accompagna dai primi lavori sino ad oggi, che è sempre questa idea della identità contaminata. Sono felice quando dipingo in una mostra alla Galleria Solferino di Milano nel 1976. Era una dichiarazione poetica molto chiara, devo dire a quell'epoca anche coraggiosa. Sono felice quando dipingo, giustifico la pittura in quanto questo mezzo, questo linguaggio, questo strumento mi rende felice. È una dichiarazione molto semplice, ma allo stesso tempo anche molto forte, perché non si può teorizzare la pittura, si può probabilmente soltanto viverla in maniera autentica se la si sente. Non si può discriminare un linguaggio oppure l'efficacia di uno dei tanti linguaggi che l'arte contemporanea oggi pratica rispetto ad altri. Si può soltanto testimoniare la propria personale predisposizione ad uno piuttosto che ad un altro di questi linguaggi. L'idea della tavolozza è nata dunque per ribadire questo concetto dell'identità, della propria identità. Io sono un pittore, dunque esisto. Recuperando due citazioni, quella di Cartesio e quella di Barbara Kruger, che negli anni 60-70 ha teorizzato il suo essere in quanto consumatrice, I shop therefore I am. Queste citazioni rientrano in gioco nella serie delle tavolozze, per cui molte volte ho dipinto delle tavolozze come per esempio I paint as Giorgio Morandi, therefore I am, oppure I paint as Fernand Léger, eccetera, eccetera. Dunque, in questo caso la frase, la dichiarazione diventa molto più esplicita, diventa un messaggio secco e in qualche modo chiaroscurato in maniera tale da dare alla lettera una maggiore plasticità e quindi in qualche modo una sua tridimensionalità, e quindi ancora una volta una scrittura
dipinta e sottolineata plasticamente. Quest'ultimo lavoro, mediterraneamente, nel senso della mente mediterranea, della mentalità mediterranea, del senso metaforico del Mediterraneo, è un lavoro che in qualche modo racchiude un po' tutta la mia opera. La mediterraneità come metafora del contemporaneo, ovvero come luogo dove nella storia c'è stata una circolazione di idee, di civiltà, di culture, degli scambi attraverso tutti questi popoli che vivevano le sponde, le rive del Mediterraneo e che attraverso la navigazione dell'acqua hanno portato a questa contaminazione dei modi. Ecco, se anticamente la navigazione era un attraversamento fisico dell'acqua, ai nostri giorni la navigazione è l'atteggiamento virtuale che noi facciamo attraverso la rete, quindi attraverso internet. Quello che accade è la medesima cosa. Popolazioni, questa volta dell'intero pianeta, navigano e navigando si incontrano, si contaminano, comunicano, vengono a confronto le une con le altre e pian piano stanno confluendo in una sorta di fusione che porta ad una unica civiltà, e sarà la civiltà di tutte le civiltà, che parlerà la lingua di tutte le lingue, che scriverà la scrittura di tutte le scritture, che unificherà in qualche modo la grande varietà, la grande diversità. Ma all'interno di questa diversità ci deve essere il dialogo, ci deve essere la capacità di riscontrare le differenze di identità. Quindi un'identità unica, composta, ma composta da un'identità multipla, da tante diversità. Il mito della bellezza, il mito della Venere mediterranea, il mito della Venere di Milo, non è la bellezza ideale della cultura greca, ma è la bellezza reale del nostro quotidiano. Ogni corpo, ogni impronta porta la testimonianza, la traccia di un corpo vero, nella sua peculiarità. Questi corpi però mostrano entrambi le loro facce, la faccia esterna, il corpo, la schiena che è volutamente dorata in oro zecchino e la parte interna del corpo, cioè la parte più nascosta dell'identità. Ogni corpo parla una lingua diversa, scrive una scrittura diversa, porta con sé l'origine, la provenienza, la sua specifica provenienza.
tutti insieme, questi corpi, queste culture, queste scritture, sono partecipi di un grande dialogo, il dialogo circolare, il dialogo del Mediterraneo, il dialogo della rete, il dialogo della grande fusione del contemporaneo. Ognuno di questi corpi a sua volta è stato installato su una cassa di legno volutamente costruita in maniera molto spartana con le caratteristiche proprie di un oggetto imballato e spedito per nave. E insieme questi 15 oggetti sono la metafora del dialogo mediterraneo, del dialogo fra le differenze, della convivenza delle culture con le loro identità originarie. Quindi in qualche modo sono una sintesi di tutto il mio lavoro. Sono un oggetto di fusione, ma nello stesso tempo un oggetto di rispetto delle diversità.